Bentrovati con Al Centro la Salute. Questa settimana sono in compagnia del dottor Antonio Celia, direttore dell'unità operativa complessa di urologia all'ospedale San Bassiano di Bassano, ULS 7 Pedemontana. Con lui parleremo in questa puntata di consigli per la prevenzione della salute dell'uomo. E direi di partire proprio definendo un po' in cosa consiste l'attività della vostra unità operativa urologia. Sì, noi siamo i medici che si occupano della salute al maschile, e poi in realtà non solo della patologia maschile, anche di alcune patologie femminili, ma prevalentemente la nostra attività è rivolta alla cura dell'uomo. In questo contesto noi curiamo le patologie, principalmente quelle oncologiche, che si presentano purtroppo in quasi tutte le fasce di età, e che hanno la necessità di essere curati, e ancora di più oggi con un sistema mini-invasivo, cercando di privilegiare quelle che sono le tecniche più innovative come la chirurgia robotica, la laparoscopia, l'endourologia avanzata e da alcuni anni anche le tecniche ablative, cioè la distruzione dei tumori senza togliere i vari organi. Poi ci occupiamo di tante altre patologie benigne come la calcolosi, le disfunzioni erettili, quindi siamo anche urologi, andrologi. E poi la patologia femminile in senso legato alla problematica dell'incontinenza urogenitale. Ma in realtà è una branca molto ampia che spazia, ripeto, da qualsiasi fascia di età a tante altre patologie che non posso elencare perché sono veramente numerose. Sono numerose, sono tante quindi. Diceva che per ogni fascia d'età però ci sono dei problemi, dei rischi. Quindi in generale però quali sono i principali rischi per le varie fasce d'età? Assolutamente, se volessimo distinguere delle fasce direi che potremmo raggruppare pazienti sotto i 25 anni, un gruppo tra i 25 e i 50 anni e un altro gruppo sopra i 50 anni. È evidente che nella fascia dei giovani avremo delle patologie prevalentemente di tipo benigno, come la presenza di varicocele. Una volta veniva fatta diagnosi precoce perché c'era la vista di leva, no? Cosa che si è persa e direi che potrebbe essere un buon auspicio di prendere questo tipo di educazione partendo proprio dalle scuole e dalle informazioni sui giovani. Poi esistono patologie in questa fascia d'età importanti come i tumori del testicolo e ancora una volta qui i ragazzi potrebbero imparare a autopalparsi, osservarsi allo specchio, capire se ci sono delle novità, delle variazioni rispetto alle condizioni costanti. La seconda fascia d'età, quella più interessante, è legata tra i 25 e i 50 anni, dove ci sono alcune patologie benigne come le disfunzioni erettili, la presenza e l'incidenza di calcolosi, coliche renali, la presenza di alcune neoplasie, sia a livello renale, vescicale, prostatico, probabilmente solo in alcuni casi dove c'è una grande familiarità. E poi la terza categoria, che è legata anche all'invecchiamento fisico, dove probabilmente l'incidenza dei tumori è più alta rispetto alle altre categorie, ma che facendo dei controlli, facendo delle prevenzioni, soprattutto agendo sulle abitudini e lo stile di vita, possiamo giocare un ruolo oggi importante perché si può fare diagnosi prima, si può lavorare per cercare di allontanare questo evento. E soprattutto qualora dovessero succedere in una situazione di diagnosi precoce, oggi possiamo rimuovere queste neoplasie senza rimuovere, come dicevo prima, gli organi e quindi facendo interventi assolutamente mini-invasivi e poi tarati sul singolo paziente. Quindi è importante comunque fare sempre controlli, a prescindere dall'età dei controlli, e tenere, la situazione sotto controllo. Assolutamente sì, dicevamo prima, ogni fascia d'età ha delle predisposizioni ad alcune patologie. Se noi riuscissimo a educare i pazienti a volersi bene, noi abbiamo imparato molto dalle donne che hanno avuto la capacità di capirlo prima questo e di soprattutto eliminare dei tabù parlandone con i medici di famiglia, parlando col proprio ginecologo delle proprie problematiche. E se questo concetto lo riportiamo al maschile, quindi alle patologie maschili, direi che potremmo guadagnare molto. Rispetto al passato si è già fatto tanto, non siamo ancora a livelli ottimali, bisognerebbe partire, ripeto, da un'educazione giovanile e poi piano piano estenderla a tutte le fasce di età. Tra i vari tipi di controllo c'è lo screening, PSA. In cosa consiste? Sì, purtroppo il tumore alla prostata è la neoplasia più frequente nell'uomo. Nella fascia di età sopra i 50 anni purtroppo ha ancora una
mortalità molto alta, ci sono circa 8-9 mila morti all'anno per questa patologia. Per cui è stato impostato tanti anni fa un ruolo legato all'analisi del PSA, che è un elemento presente nel nostro corpo perché la prostata lo produce e serve per migliorare la capacità di fecondazione in realtà. Però hanno visto dei legami tra PSA e correlazione tra il PSA e il tumore della prostata e quindi è stato utilizzato nel tempo come marcatore. Si è impostato per tanti anni la possibilità di usarlo come elemento di screening. Due grandi studi, uno americano e uno europeo, che hanno ormai un'osservazione oltre i 10 anni, e quindi le analisi recenti hanno dimostrato che in realtà uno screening di massa non andrebbe fatto, perché andremmo a identificare neoplasie che forse non porterebbero a morte il paziente, mentre se li trattassimo avremmo delle conseguenze legate proprio al trattamento di queste patologie, e nell'uomo sono soprattutto l'incontinenza e l'impotenza. Allora, a questo punto sono state selezionate delle categorie a rischio, come i giovani che hanno familiarità, pazienti che sono sintomatici, e nello stesso tempo comunque fare una valutazione urologica, compreso il valore del PSA, che possa rimanere come una fotografia, un'istantanea per vedere come nel tempo possa cambiare, direi che ancora oggi mantiene un ruolo. Un altro esame, uno degli esami più richiesti, è quello della cistoscopia. Sì, la cistoscopia è un esame frequente nella nostra attività, è un esame di secondo livello, quindi vuol dire che già abbiamo dei sospetti clinici, forse abbiamo anche una presunta diagnosi basata sullo studio delle immagini, sulla clinica e l'osservazione dei pazienti e da quello che loro riferiscono. Dopodiché la cistoscopia è un esame che grazie a delle telecamere si riesce a entrare in vescica, passando dall'uretra, e si valutano le pareti della vescica. Serve prevalentemente per fare diagnosi dei tumori vescicali, oppure nel momento in cui bisogna controllare che questi tumori non ritornino nel tempo, quindi nel follow-up. È un esame invasivo perché dobbiamo entrare all'interno della via escheatrice, ma nello stesso tempo oggi, grazie all'applicazione di strumenti e alla tecnologia che è diventata sempre più sofisticata e meno utilizzata, usiamo delle sonde flessibili morbide, con un'alta qualità in visione digitale, per cui direi che l'esame è diventato un esame meno invasivo, assolutamente fattibile anche in anestesia locale, e qui a Bassano superiamo in un anno oltre le 1200 procedure. Quindi insomma, in generale ci sono tante opportunità, tanti strumenti per tenere la salute sotto controllo, quindi il consiglio principale è quello di fare controlli, esami. Altri consigli per la prevenzione della salute maschile? Dicevo prima che l'educazione anche allo stile di vita, quindi cambiare uno stile di vita eliminando quelli che sono i fattori di rischio, un'alimentazione ricca di grassi o di carne o un blabuso, anche gli eccessi fanno male, e mantenere un'attività sportiva è importante. Questo grazie poi all'aiuto alla qualità ormai dell'alimentazione mediterranea, che è nota, che dà delle qualità anche nel mantenere il nostro fisico pronto a reagire anche contro alcune patologie, direi che è uno degli elementi principali. Bisogna assolutamente educarsi a volersi bene, e da questo punto di vista l'urologo si prende cura appunto al maschile del volersi bene, e quindi analogamente a quello che la donna ha fatto con il ginecologo nel tempo. Naturalmente si fa molta prevenzione e anche attività proprio di comunicazione per quanto riguarda la prevenzione. Ci sono tante iniziative a livello territoriale proprio per sensibilizzare la popolazione. Assolutamente sì, è importante. Noi manteniamo un rapporto con l'utenza, quindi con i nostri pazienti, ci teniamo. Spesso vengono organizzate, in particolare per quanto riguarda alcune associazioni di categoria, volontariato, eccetera, che permettono di poter aggruppare anche un numero consistente di utenti che hanno voglia di confrontarsi, di sapere. Siamo molto soddisfatti e li manterremo nel tempo perché è anche un modo per gestire anche meglio i pazienti. A volte l'ignoranza di non sapere quello che può capitare, non sapere quello che potrà succedere, che può allontanare anche il paziente da una corretta diagnosi, oppure a volte di un anticipo di una diagnosi che può, direi, portare dei vantaggi per i pazienti stessi.
Con questo concludiamo anche questa puntata di Al Centro la Salute. Intanto buon lavoro a lei, dottor Celia, e alla sua equipe. Insieme a lei ringrazio i nostri telespettatori che ci hanno seguiti e do loro appuntamento alla settimana prossima con un'altra puntata di Al Centro la Salute. Arrivederci.